questo mondo veloce, finalmente un programma d'approfondimento superficiale e disinformato sui temi d'attualità quotidiana. Neo Talk Show ha 3 ospiti fissi in studio. Tutti e 3 sono totalmente incompetenti su ogni cosa, mentre il 4º ospite è in collegamento costante da Marte, perché è un alieno e non comprende la cultura della Terra, avendo anche gravi difficoltà nell'uso e nella comprensione della complicata lingua italiana. Questi ospiti vi condurranno per mano in una parodia di Neo Talk Show, dove si dibatteranno tanti temi di attualità quotidiana. Ciao, benvenuti a tutti, io sono il moderatore. Andiamo a passare la parola a tutti gli ospiti. Hi, I'm Jack. I came from Texas. Buonasera, io sono la signora Pina. Ciao, io sono Arturo, l'autonomista. Hi. MJ. Sì, volevo ricordare a tutti i telespettatori che l'antennista compare solo in modalità audio, in quanto appunto non c'è il computer e però smanetta sull'antenna della nostra emittente e quindi partecipa via via al nostro talk show. Un saluto ad Arturo. Ciao, io sono Arturo, l'antennista. Hi, MJ. I came from Texas. In questa puntata andremo a parlare della questione del debito pubblico italiano. Per discuterne seriamente occorrerebbe un economista, un climatologo, un demografo, un militare. Ma con la scusa di non fare falso allarmismo, la linea editoriale è di fare cover up, aspergendo disinformazione e propaganda, per cui i nostri opinion leader sono tutti totalmente incompetenti. Allora, il debito pubblico italiano lo hanno fatto gli alieni di Marte. Gli alieni di Marte hanno imposto al popolo italiano di indebitarsi oltre ogni misura. Gli italiani non dovrebbero forse ripudiare il loro cattivo debito? Bando alle ciance e diamo la parola al nostro amico alieno Ezezel. Perfetto, grazie Ezezel per il tuo intervento. Anche Ezezel ci ha confermato che è tutta colpa dei tedeschi se gli italiani sono pieni di debito pubblico. Sentiamo adesso che cosa ne pensa la signora Pina della cosa. C'ho il portettone sui fornelli, ma però il mutuo della casa lo paga mio marito. Ottimo! Anche la signora Pina è dell'opinione che il debito pubblico italiano lo dovrebbero pagare i tedeschi. Ancora meglio, il debito pubblico italiano lo dovrebbero pagare tutti gli europei. Gli italiani infatti hanno il sacrosanto diritto di scaricare tutto il loro debito pubblico sul groppone tedesco, ancora meglio sul groppone europeo, e che questa è una legittima questione di civiltà e di democrazia. Well, for sure your money is not the dollar cash, and the Italian lira is the toxic currency. Mio fratello Jack dal Texas ci suggerisce di andare a ripagare il debito pubblico italiano in lire piuttosto che in euro. Basta stampare moneta e così si risolverà ogni cosa. Tanto qui non ci sono economisti nel panel e nessuno può sapere che esiste inflazione da cause monetarie quanto inflazione importata. Ciao, io sono Arturo, l'antennista.
Ok, ringraziamo Arturo, il nostro sponsor della trasmissione, e concludiamo il programma. C'è tempo per pagare il debito pubblico italiano. Il futuro dell'Italia è un presente immutabile, dilatato nell'infinito, e quindi il popolo italiano potrà vivere di debito pubblico come ha fatto sempre dal 1980 in avanti. La trasmissione volge al termine, alla prossima puntata parleremo di immigrazione. Ciao!